chiesa madre, risalente al XV secolo, è ubicata nel cuore del borgo antico dell'abitato e si presenta con una facciata incompiuta, ristrutturata nel 1661 insieme al resto dell'edificio. Lavori di ampliamento e abbellimento si protrarranno da qui fino ai primi anni del Settecento, concretizzandosi con la realizzazione del coro, della sacrestia e della torre campanaria, datata al 1709, anch'essa incompiuta. Tra gli scultori viene incaricato Placido Buffelli, che realizzerà la decorazione del portale principale. Un secondo, minore portale d'ingresso si apre sul lato sinistro della chiesa. La parte superiore della facciata reca al centro la statua della Madonna dell'Assunta e ai lati quattro busti quattrocinquecenteschi di San Pietro, San Paolo, Cristo e una santa non identificata. Sul portale d'ingresso la formella al centro dell'architrave raffigura San Girolamo nel deserto. L'interno è caratterizzato da un'unica navata e lungo le pareti laterali si aprono sei cappelle, tre per lato, che ospitano altrettanti altari. Il mosaico pavimentale, realizzato dal musicista di Tricase Giuseppe Peluso, grazie al contributo di diversi devoti e dei titolari delle cappelle, risale al 1887. Entrando da destra, il primo altare che si incontra è quello della Madonna del Carmine, segue quello di Sant'Oronzo e infine l'altare di Sant'Anna. Il fonte battesimale voluto dal Personè, l'altare dell'Immacolata, quello dedicato alla Madonna di Costantinopoli e l'ultimo di Sant'Antonio. La chiesa al suo interno conserva un dipinto dei Santi Cosma e Damiano, che si trovava precedentemente nella vecchia chiesa di San Cosimo, ormai in rovina. Sul lato destro dell'altare maggiore è collocato l'altare minore del Rosario, costruito nel 1740 a spese della Confraternita del Rosario. Infine, alla parete nord del braccio sinistro del transetto, è addossato il piccolo altare della Madonna delle Grazie, voluto verso la fine del Cinquecento dal maestro Carlo Brunetta, dell'omonima influente famiglia che ha a lungo goduto del diritto di patronato.